è arrivata una dei barre, comincia e dopo il 4-0 di Carrara, insomma, sta facendo una brutta abitudine con i 4-0, e la stessa impressione volevo chiederla anche a Presidente, che impressione ha avuto da questa partita. Ovviamente bisogna invertire la rotta perché questo ci preoccupa. Ovviamente non era una vittoria che di Pontedera che ci poteva far cambiare idea, ma al di là di un organico giovane dobbiamo adesso far qualcosa di diverso. Mancano due partite da qui alla fine. Manca una alla fine del girone d'andata e poi c'è prima di Natale anche con Lentella. Dobbiamo recuperare le energie. Questa squadra ha dimostrato anche di avere comunque delle qualità importanti. Ovviamente bisogna fare qualcosa di diverso in determinate partite, perché quando c'è l'evento positivo, come diceva anche il mister, riusciamo ad esaltarci. Ma in ogni partita ci può essere anche un evento negativo. Ed è lì che bisogna avere equilibrio, bisogna avere la capacità di pazientare. Aspettare quel momento, anche 10 minuti, un quarto d'ora, poi rientrare in partita. Non è possibile, non è, al di là del nostro obiettivo, no? Ci aspettiamo qualcosa di diverso, ovviamente, ma perché lo hanno dimostrato in tante situazioni. Quindi io mi auguro che si cancelli subito questa sconfitta, come è stato fatto anche in altre situazioni, e si va a Reggio con l'obiettivo di portare a casa il risultato pieno, perché si può fare, insomma, nel calcio può succedere di tutto, quindi siamo convinti e siamo qui anche sempre e comunque vicini alla squadra, perché questa società vuole fare le cose per bene, la nuova proprietà ha degli obiettivi ben precisi e quindi ci siamo, insomma. Voltiamo pagina immediatamente. Al Presidente, insomma, chiedevo, dopo il successo di Pontedera, adesso il girare a quota 19, magari dovesse malauguratamente arrivare una sconfitta contro la Reggiana, è un po' poco, al netto dell'obiettivo che certamente, come ha detto il direttore, ma anche prima il mister, rimane quello della salvezza. Allora, innanzitutto partire dalla partita dell'altra settimana, dove proprio avevo detto a fine partita che va vissuta ogni giornata, perché poi il 3-0 ci siamo tutti esaltati, ma allo stesso tempo avevo detto che era una squadra giovane dove poteva peccare parecchio di alternanza, no? Di risultato. Passiamo da Carrara 4-0, vittoria 3-0, oggi si riperde 4-0, quindi. E questo è, diciamo, quando è una squadra giovane che non c'ha continuità, questo è il difetto. E quindi girare a 19 punti, vediamo innanzitutto domenica che facciamo. Poi sicuramente, tanto la domanda, ve l'anticipo, è che la società vuole intervenire sul mercato, mettere esperienza a questa squadra, perché ce n'è bisogno e magari progettare in futuro una salvezza tranquilla da subito e poi vediamo che succede, perché poi se la squadra va a finire troppo bassa in classifica, magari si fa il loop e ci sono difficoltà. Quindi vediamo cosa succede, insomma, questo viviamo la giornata. Saranno interventi in tutte le zone del campo, mi affido anche al direttore a questo punto perché è chiaro che lui è più indicato, però insomma quali sono i settori dove probabilmente questo organico al netto degli infortuni e dei recuperi che ci saranno andrà inevitabilmente potenziato, se chiaramente non i nomi, però Ma un'idea di. abbiamo le idee chiare, ma ce le abbiamo ormai già da un mese e quindi sappiamo dove intervenire al di là di una vittoria e di una sconfitta. Sì. Questa proprietà ha entusiasmo, ha voglia di fare delle cose importanti, un pezzettino alla volta, ma si farà quello che è giusto fare. Quindi, Almeno i ruoli possiamo Ma, dire terzino ma sinistro, centrale difensivo, un centrocampista, un attaccante. sappiamo dove intervenire, quindi al di là sappiamo che è un organico costruito anche con tanti giovani validi,
Adesso la classifica è comunque preoccupante, ma insomma siamo tranquilli e sereni e consapevoli di quello che c'è dove c'è da intervenire. Quando sbagliate su quattro? Sinistro, centrale, quando si interviene a gennaio si interviene ovviamente un po' in tutti i reparti. O comunque l'obiettivo, abbiamo già fatto un intervento con Perucchini e con Pinto perché sapevamo anche di qualche lacuna, ma anche per i tanti infortuni. E adesso stiamo recuperando anche tanti calciatori e anche nelle prossime due partite vorremmo vedere qualcosa di importante. Anche una buona prestazione di un ragazzo nelle prossime due partite può anche farci cambiare idea. Quindi siamo qui, pur consapevoli dei limiti della squadra, ma ti aspettiamo comunque qualcosa di importante. Presidente, ti voglio chiedere se ti aspettavi una risposta migliore del pubblico oggi, se i numeri di oggi ti hanno un po' deluso. No, la delusione no, nel senso che comunque sia sto frequentando ormai Teramo da prima che questa nuova proprietà entrasse, quindi i numeri erano quelli. Certo, se oggi c'era qualcuno in più non faceva male, però visto come è andata forse è meglio così. E forse faccio una battuta, abbiamo uscito a tutta birra per i tifosi, ma forse oggi serviva più alla squadra. Sì, allora una domanda per il direttore. Oggi, tornando alla gara, il Teramo era anche partito bene, poi alla prima difficoltà, all'errore difensivo, la squadra sembra tornare ad avere le paure di non farcela, quindi sì, ha avuto la reazione, ma poi non riesce a pungere e a concretizzare sotto porta. Un po' questo è stato il fattore trainante un po' di tutta la stagione, no? Squadra che ha difficoltà a concretizzare e squadra che subisce troppo. No, è capitato in tre o quattro partite dove si prende gol e poi si tende a mollare, cosa che non deve assolutamente accadere. Al di là dei meriti dell'avversario, faccio anche complimenti all'Ancona Matelica perché sono bravi, una squadra ben allenata, ben costruita da Colavitto e da Micciola, e quindi c'è da fare anche complimenti all'avversario. Ma noi commettiamo degli errori che si ripetono, quindi questo vuol dire che c'è qualcosa che non va. Si può prendere gol, ma bisogna sempre e comunque reagire. Si può soffrire in determinati momenti, si può soffrire anche un tempo, ma poi bisogna reagire, perché il calcio ti permette sempre di rientrare in partita. Questo è l'errore al di là dell'inesperienza, ma è un errore che non si può assolutamente... Ecco, una domanda anche per il Presidente, si è già parlato di calciomercato e già il Direttore ha sottolineato che interverrete sul mercato un po' in tutti i reparti, ma con elementi di un certo calibro, di esperienza, gente di categoria, insomma se possiamo dare qualche input, dove vi orienterete? E ripeto, la nuova società è venuta qua a Teramo per fare calcio e programmare un futuro importante. E quindi già da subito si vedranno giocatori di categoria sicuramente. Sì, no, solo una considerazione con il Presidente, ma adesso visto che siamo a qualche ora, se è fiducioso per la risposta della Commissione Federcalcio, che oramai penso che ci siamo, però in relazione anche alle ultime vicende io penso che regni l'ottimismo. Volevo chiedere un giudizio sul... Sì, penso a grandi linee non ci dovrebbe essere nessun problema, visto poi, come tutti sapete, che è stata rigettata ogni accusa punto per punto sulla vicenda personale delle società, quindi non ci aspettiamo cose differenti. Ecco, Presidente, una cosa, se ci sarà l'ok della FIGC non sarà comunicato, un eventuale deferimento sarà comunicato alla Procura e alla squadra di Teramo Calcio? È così che si procede? Io sinceramente, se dovessi rispondere a questa domanda, non risponderei in maniera sbagliata. Penso che una comunicazione per passaggio alla proprietà penso verrà fatta comunque dalla Covisoc, che già ci aveva chiesto aggiornamenti e abbiamo mandato insomma.